Sull'istituzione della Procura distrettuale di Reggio Calabria in ordine a una serie di minacce volte a un tentativo di estorsione ai danni di una famiglia di Rosarno, di farmacisti, un quadro criminale particolarmente insidioso, perché lascerò la parola al Procuratore della Repubblica, perché alla fine ha coinvolto anche l'ambito familiare in questa dinamica. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina perché vi era un concreto pericolo che le minacce si tramutassero in un'azione criminale concreta. Quindi cedo subito la parola al Procuratore. Devo dire che ancora una volta il lavoro svolto dai carabinieri è stato di altissimo livello professionale, capacità investigativa enorme, peraltro il maggiore Cinderella, che ha svolto tantissime indagini, tutte in bellezza con questo, ma forse non solo, speriamo. Un'indagine che parte già nel dicembre dello scorso anno, in quanto arrivano delle telefonate anonime, minatorie, al farmacista Cianci, l'anziano farmacista Cianci di Rosarno, arrivano anche ad alcuni familiari. Le conversazioni arrivano anche alla figlia, che ha abitazione in Montecatini Terme, e sono queste minacce particolarmente, come dire, preoccupanti, perché riguardano anche i figli della figlia di Cianci, quindi questi bambini, e questo naturalmente ci spinge a chiedere una protezione, una vigilanza anche al prefetto del luogo. Anche la prefettura di Reggio si muove per dare protezione ai familiari del Cianci, perché queste telefonate minatorie sono particolarmente gravi. E si va avanti nell'indagine, vengono sentiti tutti, tra questi viene sentito anche Renato Cristiano. Cristiano Renato è il genero del farmacista Cianci, il quale rende dichiarazioni, per la verità, abbastanza confuse e generiche. Si va avanti nell'indagine, si svolge un'attività tecnica di una estensione e di una profondità degna della più importante indagine di Ingrandica, e si riesce a accertare che è proprio il genero che sta tramando e manda queste richieste estorsive attraverso un concorrente pregiudicato dell'Italia settentrionale, il quale utilizza delle telefonate, delle schede intestate ad extracomunitari, e attraverso questa ulteriore attività investigativa di altissimo livello riusciamo a capire da dove partono le telefonate, e riusciamo anche a eseguire una perquisizione ad uno dei titolari di queste schede, che è un extracomunitario il quale è tutto ignaro della intestazione a lui della scheda telefonica. Si capisce chi ha dato la scheda telefonica, dove è stata acquistata, e attraverso altri elementi si arriva all'identificazione del fraino, che utilizza queste schede, questi telefoni, per far partire delle telefonate minatorie. Si prosegue l'attività investigativa, continuano le telefonate di minaccia e arrivano su utenze che peraltro dovrebbero essere riservate. E questo è un ulteriore elemento che inizialmente ci aveva preoccupato, perché ci domandavamo com'è possibile che questa 'ndrangheta ha elementi di riferimento anche nelle strutture telefoniche, perché riesce a capire a chi sono intestati i telefoni. Quindi grande preoccupazione per la famiglia Cianci, per tutti coloro viene chiesta un'intensificazione della protezione, e si arriva invece a capire che è proprio, come dicevo, il genero, insieme al fratello, tutti e due medici peraltro, uno ortopedico, l'altro medico
Quindi tutti e due di grande specializzazione anche nell'ambito della medicina, e quel che ci preoccupa di più è che devono dare incarico a qualcuno per effettuare una rapina nella famiglia della stessa figlia del farmacista, perché in questo modo sarà ancora più convincente la gravità del fatto, ma vanno ancora più avanti e sono addirittura disposti a pagare 300-400 mila euro perché si arrivi a quella che è la terapia risolutiva. Questo dicono in più occasioni nell'ambito dei colloqui che avvengono tra di loro, tra i due fratelli e Fraia ed anche un'altra persona nei cui confronti si stanno svolgendo indagini per la completa identificazione. Ebbene, un fatto di una gravità veramente incredibile. Gli stessi pregiudicati restano quasi sconvolti di quale sia la cattiveria dei due Cristiano e come si possono determinare a fatti così gravi, di cui noi non abbiamo contezza perché riusciamo a recuperare una parte di questi colloqui. Eravamo particolarmente preoccupati di tutto questo, tanto che si pensava addirittura di fare un fermo già la domenica scorsa, se non che abbiamo ben compreso che il pericolo di fuga era totalmente mancante. E sotto questo profilo ci tengo ad aprire un altro inciso. In più occasioni, in sede di Commissione parlamentare antimafia, si è evidenziata l'esigenza che il fermo del pubblico ministero venga ampliato dal pericolo di fuga anche all'esigenza improrogabile di interrompere un'attività criminosa grave. E non vi è la possibilità di intervenire a meno che non esista il pericolo di fuga. Laddove non esiste il pericolo di fuga, ma vi è anche un fatto gravissimo, anche un omicidio che si sta eseguendo, preparando, e bisogna aspettare che le persone arrivino nel posto o che comunque l'attività criminosa inizi per poter procedere a un arresto in flagranza, ma da parte delle forze dell'ordine, mai un fermo. L'ho detto perché è un'esigenza che qui appariva improrogabile, tenuto conto che pagare 300-400 mila euro per fare la terapia risolutiva ci ha preoccupato enormemente. Abbiamo addirittura pensato che si potesse arrivare addirittura a eliminare qualche familiare di Cianci da parte appunto di familiari. E un'altra notazione soltanto: in una terra di 'ndrangheta ci si aspetta che sia sempre la 'ndrangheta a commettere fatti del genere. Ci si accorge che anche professionisti, anche di levatura sociale notevole, utilizzano gli stessi sistemi e sono pronti a operare con le stesse modalità. Questo è un fatto certamente di un'estrema gravità e per questo è stata convocata una conferenza stampa, perché si sappia che evidentemente la confusione è tale per cui bisogna guardarsi da tutti. Io lascio la parola al capitano Cinirella, che è stato protagonista di indagini con la procura. Prego. Sì. Come rappresentato già dal signor comandante provinciale e dal signor procuratore della Repubblica, le indagini hanno preso un arco temporale abbastanza ampio, 10 mesi, e però la svolta si è avuta ad aprile, poiché proprio nella primavera scorsa vi fu l'elemento che riuscì a dare un indirizzo univoco alle indagini. In una delle sue presenze in territorio calabrese, il Cristiano Renato, noto ortopedico, veniva per qualche giorno a fare delle visite, poiché ha degli studi medici un po' in tutta Italia, in particolare nella Locride. In quei giorni lui dice di essere stato
stato avvicinato da un soggetto che appunto avrebbe minacciato lui, sua moglie e i figli di un male ingiusto se la famiglia della moglie non avesse pagato del denaro. In quel momento si riesce, data la poca chiarezza e la poca propensione alla collaborazione da parte dello stesso ortopedico, a capire che probabilmente anche è proprio lui l'elemento che da cui promana questa attività delittuosa, poiché quando viene contattato da noi, dai carabinieri, va subito sulla difensiva e tradisce una inusitata preoccupazione, a tal punto da chiederci di essere completamente lasciato fuori da questa vicenda, poiché non vuole avere problemi per il suo lavoro e per la sua famiglia. In questi frangenti gli interrogativi degli investigatori sono appunto molteplici, non si capisce come un medico affermato a cui viene minacciata la stessa famiglia poi non voglia collaborare un minimo per cercare di capire chi sono questi soggetti che lo avessero avvicinato. Da lì si inizia a investigare anche sul cognato, sul genero, diciamo, dell'anziano farmacista, e anche le sue preoccupazioni palesate quando viene per due volte convocato davanti ai magistrati della distrettuale Regina probabilmente ci spingono a investire ulteriormente su quel versante. Lo sconcerto appunto è tale quando proprio la settimana scorsa, domenica, registriamo un'ulteriore riunione dei fratelli Cristiano, che a Reggio Emilia, quindi dimostrando anche una capacità di muoversi sul territorio abbastanza inusuale, si incontrano con il Fraia, che è questo uomo nativo di Caulonia Marina, quindi della Locride, che abita da molti anni in Lombardia e che appunto è colui che si presta a fare queste telefonate e a fare queste reiterate atti persecutori. Nell'area di servizio vicino all'uscita di Reggio Emilia quello che avviene è appunto, come detto in precedenza dal signor procuratore, qualcosa di allarmante, poiché si parla più di una volta di terapia risolutiva, e siccome il gergo utilizzato durante l'arco delle attività di indagini per coprire i loro incontri era appunto un fantomatico dolore al ginocchio del Fraia, che ogni volta doveva vedersi con l'ortopedico Cristiano Renato, laddove da terapia per il ginocchio si passa a terapia risolutiva, chiaramente per noi è un sintomo di allarme in cui probabilmente da qui a breve potrebbe succedere qualcosa di irreparabile. Quindi, anche perché il medico che paga 3-400 esatto, euro, peraltro c'è una rivoluzione, perché sarebbero gli stessi medici a dover sborsare. Stanotte in tre diverse località, quindi a Crema per quanto riguarda Fraia Francesco, a Firenze per quanto riguarda Cristiano Maurizio e a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, per quanto riguarda Cristiano Renato, è stata data esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere, e quindi i carabinieri del comando provinciale hanno avuto il supporto dell'arma territorialmente competente ed hanno eseguito le misure. Qualche domanda? Sì, ma l'estorsione, la tentata estorsione, quindi di quanto era, cioè, quanto chiedevano? Non è stata quantificata, perché ancora vi era chiusura da parte della famiglia Cianci. La famiglia Cianci non aderiva a una qualunque forma di colloquio o di trattativa. Arrivavano le telefonate e chi chiamava
finiva per chiudere, anche perché vi era una chiusura della famiglia e questo risultava allo stesso Cristiano, che lo sapeva dalla moglie, e il suocero non era disposto a pagare e quindi via via cresceva la soglia di intimidazione e via via crescevano come gravità le azioni che venivano programmate. Inizialmente doveva essere una rapina che costava 7-8 mila euro, successivamente invece si passa a una terapia risolutiva di 3-400 mila euro e questa crescita corrisponde sostanzialmente alla chiusura che viene dalla parte della, da parte della famiglia del farmacista, no? Che non è disposto a pagare, quindi cresce la sua intimidazione. Quindi la rapina, se ho capito bene, progettavano di fare una rapina in farmacia? Non in farmacia, alla figlia del farmacista, Montecatini. E poi una domanda che sicuramente vi sarete posti pure voi, ma perché? Cioè un ortopedico, insomma un professionista, aveva bisogno di denaro, perché? Aveva debiti, siamo, in gioco, qualche cosa? Siamo posti la stessa domanda, ce la spiegheranno loro. Non avete trovato, diciamo... Era in corso però una causa di separazione tra Cristiano e la moglie e peraltro entrambi, Cristiano e la moglie, erano proprietari di una villa di un grosso di un valore molto consistente che probabilmente a seguito della separazione possiamo ipotizzare sarebbe dovuta andare alla moglie. Quindi all'inizio non ha fatto una, quando ha raccontato la prima volta di essere stato avvicinato, non ha quantificato la richiesta? Della... No. Semplicemente. Altro? Grazie. Grazie.